Ci troviamo al Palapoli in compagnia del coach Dani al termine di questa partita che vi ha visti protagonisti con il Molfetta, con la prima in classifica. Partita tiratissima, quanto pesa per voi questa sconfitta oggi? La sconfitta pesa per il modo come abbiamo perso, cioè non mi piace che i ragazzi abbiano mollato prima che il risultato, diciamo, il campo dia il definitivo risultato, positivo o negativo, quello che sia, perché noi siamo una squadra che dobbiamo salvarci, quindi sapevamo che venivamo contro la prima della classe e l'hanno dimostrato in tutti i modi, perché loro è la squadra più forte secondo me di questo campionato, c'ha tutti i giocatori al proprio posto per poter eventualmente fare il salto di categoria. Noi dobbiamo lavorare perché non abbiamo ancora finito, perché ci servono ancora 4 punti per toglierci da questa situazione. E sicuramente l'atteggiamento mentale che abbiamo avuto stasera non mi piace, e non è quello che dovremmo avere se vogliamo avere una continuità di gioco e una continuità di risultati. Ecco, la vittoria di questa partita avrebbe potuto comunque significare agganciare il sogno dei playoff. A 5 giornate dalla fine del campionato, secondo lei qual è? Ha un rimpianto, ha qualche rimpianto, qualcosa che magari avrebbe potuto fare o non ha fatto alla fine? No, rimpianti nella pallacanestro non ce ne sono, perché quando vinci vinci, quando perdi perdi, cioè il risultato è quello. Cioè non si può pensare ai rimpianti, cioè dei punti che hai perso per strada. L'unica cosa secondo me è lavorare sempre meglio per cercare di non fare gli stessi errori. Stasera ne abbiamo commessi parecchi di errori da questo punto di vista. Ma ripeto, cioè, il nostro obiettivo non è quello né i playoff, il nostro obiettivo è quello di salvarci. Se riusciamo a salvarci, che passiamo tramite i playoff, è un conto, siamo più tranquilli, siamo più contenti. Però l'obiettivo nostro che ci siamo dati all'inizio dell'anno è quello della salvezza. Quindi, cioè, questa era un'altra battaglia delle 5 che ci poteva garantire un accesso tranquillo. È vero che giocavamo contro una grande squadra, però ripeto, cioè, ci ritorno sullo stesso discorso, non mi piace l'approccio che hanno avuto, perché è un approccio negativo che non dovremmo avere come gruppo di lavoro, come squadra, perché devi combattere per toglierti da questa situazione. Quali sono le aspettative riguardo al prossimo match? Con che spirito lo affronterete? Noi abbiamo bisogno di vincere, cercheremo tutti i modi di vincere in casa con Lanciano, perché potrebbe essere una nostra diretta concorrente, mi sa che ha 2 punti da noi, se non ricordo male la classifica, quindi c'è quest'altra partita che è un'altra battaglia, c'è un'altra lotta per non retrocedere, che passa attraverso questa squadra. Dobbiamo resettare immediatamente tutto subito e iniziare a lavorare per pensare a Lanciano. Dobbiamo portare 2 punti a casa, come abbiamo fatto bene con il Taranto. Ripeto, stasera è una squadra che non la riconosco, non è la mia squadra, perché noi dobbiamo essere abituati a lottare, cioè non possiamo non lottare, perché se andiamo con questa idea allora la cosa può diventare anche molto pericolosa. Siccome conosco i ragazzi e so che questo è un lavoro che loro non fanno mai, non mi piace questo adagio, diciamo, che hanno fatto in questa partita. Ringraziamo coach Dan, alla prossima.